E di tre feriti non gravi il bilancio di un brutto incidente stradale che si è verificato sull'ex statale 17 a pochi metri dallo stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona. A scontrarsi in un frontale sono state una Kia e una Dacia all'altezza dell'incrocio di fronte all'ex caseificio di Reginella. Un impatto violentissimo a giudicare dai segni sull'asfalto. In ospedale, trasferiti con due ambulanze del 118, sono finiti una coppia di sessantenni e una 45enne. Tutti hanno riportato traumi, sembrerebbe non gravi, anche se dovranno svolgersi ulteriori consulenze sanitarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona per la messa in sicurezza della zona dove si è verificato il sinistro, la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente, accertare eventuali responsabilità e la Polizia locale per gestire la viabilità. Non si esclude tra le ipotesi un malore alla guida da parte di uno dei due conducenti.